Ciao ragazze e ragazzi, auguri per tutte le donne del mondo con la storia che c'è stata. Noi siamo combattive sempre. Chiusa parentesi. Allora, ho da mostrarvi dei prodottini nuovi, e io quando guardo, come si chiama, chiaroscuro, io sono innamorata di un'eleganza, educazione, bravura, senza mettere ansia, senza essere gasata. E io, vedi, sono così, mi faccio tentare. Allora, ho praticamente acquistato dei prodotti di Chanel e non voglio dire altro, che mi sono poi arrivati, ed è questo ombretto liquido, questo mascara, questo prodottino di Makeup Forever e questo mascara di Sephora. Però è Borgogna. Allora, voglio iniziare con questo. Avevo fatto la base, solite cose, solito fondotinta, eccetera, eccetera. Il rossetto, prima ve lo mostro, è di Fenty Beauty. Sapete che io non prendo poi il packaging esterno, ed è il numero 06. Diciamo il più venduto, così si dice. Poi uno sceglie quello che crede, no? Questo è burrosissimo, confortevole, eccetera. La matita che ho messo stavolta è la 404 di Kiko. Bene, proviamo questo ombrettino liquido, che è il 302 di Chanel. È stratificabile. Una colorazione molto portabile, come dice anche, ops, Claudia di chiaroscuro makeup. Stavolta non è che è una macchia, ho sbagliato, vabbè, tanto lo devo sfumare, no? Lo riapplico un po', vero? Molto bello. Molto, molto bello. Non è una macchia, ragazze, che vi devo dire. Sì, l'ho messo un po' forte, ma è così. Ah! Aspettate che prendiamo l'altro pennellino. E lo vado a sfumare un po', applico ancora qua il prodotto. Questi prodotti, una volta applicati, non si spostano se non col bifasico. Molto bene. Sotto, è vero, mi piace tanto. Vado ad applicare un po' di questo, che anche questo. Perché non uso una palette con lo specchio? Ho preso questa di Iconic. Questa va sfumata immediatamente perché altrimenti, ciao, è stato bello, non lo sfumiamo più.
Bello. Poi c'era un color. Sono diverse colorazioni. Questo qua di Make Up Forever. Sapete che il brand. Devo dire, non dovrei dirlo io perché insomma, penso che lo sappiate, no? Che il brand di Make Up Forever è uno dei brand di. Cioè di Make Up Artist, cioè Melanie X. Avete capito cosa intendo, no? Cioè prestigioso. Vedete che si è sfumato, però a me piace anche così. Volevo fare una prova col pennellino, prendere un po' di questo, non so se faccio cavolate, se faccio cavolate lo tolgo, ma no, non mi sembra una cavolata. Anzi, trovo che ci stia bene. Vado a sfumarlo bene, in modo da. Ecco, è più scuro di qua che di qua, voglio dirvelo proprio, che non sembra qua, sembra il contrario. È così, ragazzi, è così, è così. Sfumo. Idem. Bel prodottino. Ah, questa collana l'ho fatta io. Ho voluto imitare la collana di Zara. Non so se avete visto sul sito di Zara. Ci sono molte collane. Andate su collane, bijou. E escono tutti questi qua. Io in oro, tipo. Io ho ordinato anche materiali in oro. Più che oro, oro rosso, insomma, ramato, i miei capelli, tanto per essere in tema. Bene, ora volevo applicare il mio qua, il mio super. Sapete che mi piace davvero tanto questo ombretto? Caspita, dice che sta molto bene alle agli quelli che hanno gli occhi scuri, neri, marroni e anche verdi. E nulla, un bel prodottino. Ci sono anche i pottini, ma lei aveva questo e io ho voluto questo. Guardate, costa 35 e poi scontabile se avete una carta Sephora e, o qualsiasi altro Pinalli, penso, Chanel, insomma, non lo vende solo Sephora. E quindi diciamo che di prodotto ce n'è veramente tanto e niente, costa come Charlotte, come un altro brand, come anche la Ferragni. Cioè, per essere Chanel, trovo che sia un ottimo prezzo. Poi volevo prendere anche lo smalto, quello è Black Noir, no, è Rouge Noir, tutta la linea. Anche questo è Rouge Noir. Cioè, ha fatto questi prodotti che sono. Sono neri, ma con un qualcosa di rosso, esalta proprio il make-up, insomma. Adesso io cosa faccio? Volevo applicare un po' di matita nera. Lei non lo fa nel video, ma io senza non ci sto. Lei è bella ed è giovane. Io a questa età senza la matita nera sembro. Capite bene che io non riesco a vedermi senza, oppure al limite se proprio quando non sono un ombretto, proprio quando, raramente, sapete che a me piace pasticciarmi.
Ne metto un po' anche qua. Cerchiamo di metterne meno del solito, insomma. Però l'angolo qua a me ci vuole. Dato l'occhietto. Ma sapete che vi devo dire proprio che mi piace tutto questo che ho preso finora che ho applicato. Questo con quello. Mamma mia, che bel effetto. Mi piace, mi piace. Allora, proviamo questo. Come i rossetti. Dicono che esce poco prodotto apposta. Andiamo. Dovrebbe catturare tutte le ciglia e fare questo effetto. Vediamo. Poi sapete, siamo sempre le solite. Che ha appena applicato più. Vedete? Sì, vedete. No, voi non vedete. Si sente che quando entra lo scovolo ed esce, c'è una sorta di presa apposta per non far uscire troppo prodotto. Questo costa 45 o 43, poi ovviamente scontabile, poi se ci sono degli sconti. Voglio dire, è Chanel, Yves Saint Laurent, hanno gli stessi prezzi, ma scontabili. Mi piace, è vero, li allunga e li separa bene. Pazzesco quando si inserisce lo scovolino, che effetto. Sembra che qualcuno strappi via. Devo dire che mi piace parecchio questo, ha ragione. Bello, dà un bell'effetto. Mi piace parecchio. Bello. C'è una molla dentro perché ovviamente c'è una molla. Poi, una volta che ha asciugato questo, sulle puntine volevo applicare questo borgogna, soprattutto chi ha gli occhi chiari, secondo me il borgogna è la vita, perché è un buon punto di borgogna, vedete? Sulle puntine, così quando si è fuori. Sotto lo metto solo borgogna. Ne hanno parlato molto bene come mascara. Questo qua di Sephora. Ovviamente uno prende la colorazione che più desidera, no? Ecco, io sono contenta proprio però si sa, non sono Anna, io questo ce lo voglio applicare. Una punta qua proprio e una punta di qua. Magari se si può anche qui. Che
magari qua in camera non si nota, ma dal vivo poi dopo dà quell'effettino. Mi mando un bacione, passatela bene oggi e sempre. Ciao ragazze.